Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui vedremo come è possibile utilizzare le caratteristiche più avanzate di eh, ggplot per andare a personalizzare i grafici e a eh, aggiungere delle caratteristiche più specifiche. Iniziamo a capire come possiamo utilizzare gli aspetti di estetica, quindi le caratteristiche visuali che ggplot è in grado di utilizzare. Noi possiamo definire queste caratteristiche a livello di chiamata alla funzione ggplot con il metodo AS, che secondo, viene passato come secondo parametro, oppure anche a livello di singolo layer visuale, quindi delle funzioni geom. Point, line, eccetera. Qui dentro noi possiamo utilizzare di nuovo la funzione AS per mappare una caratteristica visuale, quindi un'estetica su un dato, oppure utilizzare dei valori fissi delle estetiche per i singoli layer geometrici. Vediamo in questo esempio come è possibile andare a utilizzare un bar plot. E all'interno del ehm, oltre al bar plot utilizzare un geom text che permette di eh, definire dei, eh, del testo, eh, e all'interno di questo eh, geom andiamo a definire un mapping estetico in cui diciamo che l'etichetta è data dalla concatenazione tra ehm, il valore della variabile credits e i CFU. Il risultato è che eh, il testo che vediamo all'interno del, del nostro diagramma, eh, oltre al eh, diagramma barre, riporta anche questa etichetta e eh, il mapping è specifico per questo layer geometrico. Quindi in generale io posso sempre andare a definire un eh, mapping in ogni layer geometrico ovviamente è più comodo avere un mapping unico a livello di gplot che poi viene automaticamente ereditato da tutti i layer eh, io posso anche ridefinire un mapping all'interno di un layer eh, andando a sovrascrivere quello che era il mapping originale di, eh, definito a livello di grafico eh, in questo eh, secondo esempio eh, andiamo a definire un altro mapping eh, però fisso, quindi andiamo a dire che il colore è uguale a white, quindi sempre sul layer eh, testuale, eh, che viene dopo il layer delle barre, quindi si vede sopra, andiamo a definire il mapping di prima sulla label e il mapping sul colore. Eh, a differenza del mapping di prima, il colore non viene... Eh, Mappato su un dato, ma bensì viene mappato su un valore fisso di conseguenza. Eh, a differenza degli esempi che abbiamo visto la volta scorsa, eh, questo mapping, non essendo sui dati, eh, non vedrà associata una leggenda eh, o guide, come viene chiamato nel gergo ggplot, eh, che corrisponde al dato e eh, particolare colore quindi le leggende vengono generate soltanto per i mapping che corrispondono a estetiche legate ai dati. Se ehm, invece andiamo a mettere il colore, eh, in questo caso il colore di riempimento per le barre all'interno eh, del nostro layer di barre, Essendo questo un'estetica eh, mappata su un dato, porterà alla generazione della eh, leggenda che vediamo alla destra del nostro grafico, dove eh, il valore 1 corrisponde al rosso e il valore 2 corrisponde all'azzurro. Quindi è importante la differenza tra eh, estetiche fisse, che non danno origine a una leggenda, e estetiche mappate sui dati con la funzione AS che invece Producono attraverso le scale che eh, sono in questo caso implicite a una leggenda o guide. Come facciamo in un grafico a eh, rappresentare più serie di dati? Eh, una possibilità è aggiungere. Eh, un nuovo layer grafico, quindi tante chiamate a funzioni Geonline, Geonpoint, eh, quanti sono i dati che vogliamo and andare ad aggiungere. Eh, una seconda possibilità è quella di avere i dati eh, memorizzati in modo che eh, ci sia una colonna valore con i valori di tutte le serie che vogliamo andare a mostrare e a fianco una colonna type tipicamente memorizzata come fattore che contiene invece il nome della serie che vogliamo andare a memorizzare a visualizzare. Questo tipo di organizzazione non è, diciamo pulita, tidy, come abbiamo, abbiamo visto nelle, nelle, soluzioni precedenti, nelle, nelle lezioni precedenti, ma permette di andare a fare eh, un mapping molto più semplice, perché a questo punto il tipo viene mappato su eh, un colore, sul colore di riempimento, su un gruppo, eh, mentre invece il... Ehm, la, la, la colonna valore viene mappata sui valori veri e propri possiamo utilizzare questa tecnica anche per andare a fare il file setting ovvero quello di andare a generare tanti eh, grafici multipli uno per ogni serie di dati eh, ovviamente se noi abbiamo i dati in formato tidy eh, per ottenere i dati in formato utile per questa seconda soluzione dobbiamo utilizzare eh, un pivot eh, longer eh, per andare a ovviamente eh, Fondere più colonne in una sola andando sostanzialmente a rendere più lungo il nostro, ehm, il nostro dataset. Primo esempio, eh, qui abbiamo eh, due serie di dati che sono eh, le ore di studio e le ore di lezione. Eh, sono due colonne distinte all'interno del nostro eh, dataset corsi. Eh, che cosa faccio? Vado a mettere due geombar, una per le ore di studio eh, che vado a riportare con un colore di riempimento che è un verde e eh, un'altra diagramma barre per le ore di lezione. Vedete che in questo caso il mapping sulla variabile X è uguale nelle due geometrie, nei due, due layer geometrici e in questo caso il fill è uguale ad arancione. Che cosa ottengo? Ottengo sostanzialmente due layer sovrapposti uno sopra l'altro. Eh, attenzione che eh, i layer sono sostanzialmente sovrapposti, quindi eh, la barra verde che noi vediamo decisamente più corta in realtà parte da zero. Quindi, è nascosta dalla barra arancione che è disegnata sopra di essa, quindi anche l'ordine con cui vado a mettere i nostri layer è importante perché se io avessi messo la barra verde, che in questo caso è sistematicamente più lunga di quella arancione, avrei coperto completamente quella precedente arancione. Per questo motivo, questo approccio può essere usato, ma in casi particolari, quindi in generale, se ho dei dati omogenei, conviene decisamente utilizzare l'approccio numero 2, ovvero andare a trasformare i dati e avere una eh, colonna tipo. Se noi trasformiamo i dati, eh, ad esempio con questo eh, pivot longer che vediamo qua, eh, otteniamo il risultato che vedete qui, in cui abbiamo una colonna tipo, che mi dice lector hours oppure study hours, e una colonna hours, che io ho chiamato hours, eh, che contiene le ore A questo punto eh, posso con molta più facilità andare a eh, indicare eh, che il nostro valore x orizzontale sono le ore e il, eh, il colore di riempimento delle barre è il tipo, quindi la colonna tipo che abbiamo creato con questo eh, pivot long. E poi ho il diagramma delle barre, quindi ho un unico layer geometrico eh, all'interno del quale vengono riportati eh, due barre con diversi colori che corrispondono ai due tipi. Eh, I valori sono automaticamente impilati, quindi la barra verde eh, e la barra rossa sono messi. Uno sopra l'altro, infatti vedete che eh, ad esempio per Calculus One il valore totale è 250, quindi sono 150 ore di studio più altre 100 ore di eh, lezione. Se noi andiamo indietro a vedere la soluzione precedente, vedete che Calculus One aveva 150 ore, la barra verde che corrisponde alle ore di eh, studio, invece la barra arancione arriva a 100. Quindi in questo caso le barre sono impilate una di fianco all'altra in modo da non sovrapporsi tra di loro. Questo è fatto in automatico dal layer geometrico perché nello stesso layer ci sono due serie di dati e quindi quel layer è in grado di impilare le barre senza problema. Ovviamente possiamo anche andare a... Modificare eh, la disposizione delle barre, per cui in questo caso abbiamo messo un position uguale a dodge eh, che mette le barre affiancate, quindi le, le scansa una da una parte, una dall'altra quando sono eh, dello stesso valore e eh, abbiamo messo due, i, i valori specifici dei colori quelli, quelli di prima erano assegnati automaticamente eh, dalla, dalla scala di colori eh, e qui abbiamo messo orange e Sea green che sono i due colori che abbiamo utilizzato prima quindi in questo caso abbiamo le barre affiancate una, una di fianco all'altra invece di avere le barre sovrapposte che avevamo nel caso delle, eh, dei due layer geometrici distinti e indipendenti um, ulteriore variante Posso utilizzare eh, un faceting, ovvero posso andare a eh, suddividere i miei dati in più sottografici in funzione di questa variabile tipo. Quindi a questo punto ho eh, due diagrammi a barre, eh, uno per le ore di lezione e l'altro per le ore di studio. Separati, quindi i nostri grafici multipli. Come gli aspetti di, di mapping ehm, possono essere definiti sia a livello globale di grafico, quindi nella funzione ggplot, sia a livello eh, di singolo layer, quindi nelle funzioni geom, anche i dati possono essere definiti sia a livello globale che a livello di singolo eh, layer. Questo ovviamente permette di aggiungere, di, di avere una flessibilità in più per fare alcuni eh, tipi di grafici. Ad esempio, io posso andare a calcolare le medie di due gruppi di grafici, quindi in questo caso vado a prendere il mio diagramma, il mio data frame di corsi, lo raggruppo per tipo e vado a calcolare il valore medio delle ore. Quindi ottengo un data frame che sostanzialmente è sostanzialmente identico a quello di prima, però ha tipo e... Non le ore, ma la media delle ore per ciascun tipo. Eh, per cui ho il diagramma eh, sostanzialmente di prima, in cui ho ehm, un diagramma barre eh, dove eh, la, la y corrisponde al nome del corso, eh, la x corrisponde eh, alle ore e eh, ho un geom bar che rappresenta le barre. In più ho aggiunto questo Geom V-Line, che è una, un layer che permette di andare a disegnare una uh, linea orizzontale. Um, questo tipo di layer prevede un'estetica che si chiama X-Intercept, ovvero uh, il livello a cui uh, viene intercettato l'asse X. Essendo una barra verticale, questa, questa linea verticale intercetterà l'asse X in una certa posizione. Uh, la posizione intercept è uguale a hours. Ovviamente se io non andasse a definire dei dati aggiuntivi qui avrei una linea verticale per ogni possibile barra, quindi sarebbe decisamente poco utile. Invece io qui vado a dire i dati non li devo prendere dal dataframe generale, ma li prendo da questo dataframe che si chiama average che ho calcolato un attimo fa, che quindi ha esclusivamente due valori uno per le ore di lezione l'altro per le ore eh, di studio. E quindi avremo due barre che, essendo i dati spezzati su due sottografici, verranno mostrati una per sottografico. Quindi eh, aggiungere eh, un. Layer che ha una fonte di dati diversa ci permette di andare a, eh, ad esempio, mostrare questi eh, dati sintetici come ad esempio la media e, o sovrapporre la nostra, alla nostra serie principale di dati eh, altri dati che potrebbero essere, non so, una media mobile, eh, un intervallo di incertezza, eccetera. Quindi, è utile a volte eh, avere dati che sono specifici per un layer piuttosto che globali per il grafico. Possiamo utilizzare questa tecnica per andare a fare il direct labeling. Qui, eh, come vedete qua su, in alto io vado a eh, calcolare eh, il punto più a destra di ogni serie di dati, quindi di nuovo prendo i miei dati, Uh, li raggruppo per tipo e uh, vado a fare un summarize che sostanzialmente mi va a prendere il nome um, um, l'ultimo uh, corso vedete che qui abbiamo uh, i corsi e uh, le ore per ciascun corso quindi vado a prendere l'ultimo corso che compare qui e vado a prendere l'ultimo valore di ore quindi vado a prendere sostanzialmente il punto uh, all'estrema destra delle mie due linee Poi faccio un grafico normale in cui vado a mettere x il nome del corso, y le ore e eh, il tipo di, 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 eh, di, di, di ore eh, lo mappo sul colore. Faccio un eh, geomline in cui il gruppo è dato dal tipo di ore. Eh, ho una mappatura su colori, quindi due colori eh, di prima, e poi vado ad aggiungere un layer testuale in cui l'etichetta è il tipo e il dato è rightmost, ovvero un dataset, un data frame, in cui ho non tutti i dati, ma esclusivamente i dati che corrispondono ai punti più estremi di ciascuna serie. Attenzione che se ho più serie devo ricordarmi di calcolare questo punto estremo facendo un raggruppamento, in modo che non calcoli l'unico punto estremo, ma lo calcoli per ciascuna serie. E quindi il risultato è di avere eh, qui sulla, sulla destra eh, il nostro dato eh, e l'etichetta eh, assegnata a quella particolare serie. Quindi questo è un modo di andare a eh, disegnare l'etichetta eh, direttamente vicino all'estremo, in questo caso destro, ma potrebbe anche essere sinistro, o potrebbero essere entrambi. Posso, in base al, al dataset che vado a costruire e a sintetizzare, a partire da quello iniziale, decidere dove andare a posizionare l'etichetta. Veniamo ora a vedere eh, qualche dettaglio in più su quelli che sono dei eh, layer geometrici che abbiamo visto e che possiamo utilizzare. Allora, eh, abbiamo utilizzato negli esempi precedenti le annotazioni testuali. Eh, io posso andare ad aggiungere delle annotazioni testuali al mio grafico eh, utilizzando o eh, Geomtext oppure Geomlabel. La grossa differenza tra i due è che eh, Geomlabel ehm, sostanzialmente racchiude la, il testo all'interno di un, di un riquadro che può, essere, può anche avere uno sfondo colorato, mentre Geomtext eh, eh, riporta esclusivamente il testo. Eh, la, l'estetica principale di questi due eh, tipi di eh, layer è ovviamente il label, quindi l'etichetta che andrò a scrivere. Eh, ci sono poi eh, due variabili che sono hjust e vjust eh, che mi indicano il tipo di allineamento di queste eh, etichette. hjust eh, può essere left, middle o right e vjust può essere top, center o bottom. Abbiamo altre eh, Estetiche che sono Family e Font Face, eh, che possono essere utilizzate per andare a specificare il tipo di font e eh, le caratteristiche eh, del font, ad esempio Bold, italico, eccetera. Eh, mentre Label normalmente è una uh, estetica che io vado a mappare sui dati, le altre potrebbero essere mappate eh, non necessariamente sui dati, ma potrebbero essere fisse. Quindi ad esempio posso allineare tutte le etichette a destra, a sinistra, in alto e in basso e non fare far un allineamento che varia da etichetta a etichetta. Attenzione quando parliamo di allineamento a destra, a sinistra, alto e basso perché il significato potrebbe essere anti, eh, controintuitivo. Eh, come vedete qui il, eh, il punto rosso in centro eh, eh, e attorno al punto ho messo delle etichette messe in alto a destra, in alto a sinistra, in basso a destra, in basso a sinistra. Quando io faccio un V giusto uguale a top, vuol dire che io allineo la parte superiore della mia etichetta, quindi del rettangolo che contiene l'etichetta, al punto. Quindi top vuol dire che il punto sta sopra. Bottom vuol dire che il punto sta sotto il testo. In maniera analoga, eh, h just che è la giustificazione orizzontale, left vuol dire che il punto sta a sinistra della scritta. h giusto uguale a right vuol dire che il punto sta a destra della scritta. Okay. Può essere controintuitivo, bisogna pensarci un attimo quando lo facciamo eh, in modo da utilizzare questi eh, in maniera corretta. Ovviamente middle e center vuol dire che il Punto, è, scusate, l'etichetta è centrata proprio sul punto. Middle e center, ovviamente, sono i due valori di default, quindi quando io ho una certa posizione dell'etichetta, eh, l'etichetta viene sostanzialmente allineata in modo che la sua parte centrale corrisponda al, alla posizione eh, definita dalle, ovviamente dalle due eh, estetiche x e y, altre due. Eh, geometrie che possiamo utilizzare sono path e line path e line sono molto molto simili nel senso che collegano una serie di punti la grossa differenza è che eh, quando io utilizzo path sostanzialmente vado a rispettare l'ordine dei punti con cui l'ordine con cui i punti compaiono nella mia, nel mio data frame per cui lo vediamo qui sulla sinistra, se il primo primo punto è centrale e poi vado a destra, scendo, vado a sinistra e risalgo, ecco pat mi segue questo percorso. Eh, viceversa, eh, quando io utilizzo line, eh, automaticamente i punti sono ordinati. Quindi inizio eh, dal punto eh, più a sinistra e vado avanti. Ovviamente il risultato, come vedete, è abbastanza diverso. Per cui se io ho so una serie temporale eh, in cui l'ordine dei punti non è esattamente quello giusto, crescente, eh, e utilizzo Geom eh, Line, automaticamente i punti sono riordinati e quindi la mia linea è, è semplice. Se invece uso dei punti che mh, vengono messi in un certo ordine all'interno dello spazio, Ecco in questo caso conviene utilizzare GeomPath perché altrimenti GeomLine mi riordina i punti secondo le x e quindi non ho più la forma che avevo prima. Abbiamo visto un po' di esempi di bar plot. La cosa importante da ricordarsi è che quando utilizzo GeomBar devo utilizzare stat uguale identity. Uh, se non uso questo, sostanzialmente uh, mi viene generato un histogramma che cal calcola le frequenze uh, dei, dei vari uh, livelli di una variabile discreta. Posso poi andare a uh, specificare un altro parametro che si chiama position, che può essere uh, stack, uh, dodge e fill. Stack vuol dire che le varie colonne vengono impilate una sopra l'altra e quindi la cima del, di una barra è la somma di tutte le colonne, dodge eh, vuol dire che i, i, le barre vengono scansate eh, e quindi vengono messe affiancate una di fianco all'altra, ed è il secondo caso che vediamo qui, eh, il, il terzo caso, fill, sostanzialmente va a calcolare la proporzione di ciascun gruppo, ciascun insieme di barre, ehm, rispetto al totale delle barre e quindi sostanzialmente è analogo a stack ma fa in modo che ciascuna barra vada a coprire il 100% e quindi l'altezza delle barre in ciascun gruppo è proporzionale alla proporzione di ciascuna barra all'interno di quel gruppo come lo vediamo in, in questo terzo esempio quello più a destra Uh, un altro uh, tipo di layer che può essere utile in, in vari casi è quello che si chiama Jam smooth che uh, sostanzialmente fornisce una specie di interpolazione uh, fatta con uh, insomma, i minimi quadrati, uh, e, uh, insomma, punto per punto, uh, di quelli che sono i punti di una serie. Per cui uh, in questo caso io ho generato una, una serie di punti uh, casuali e. Uh, ho disegnato i punti con un geom point e poi, dopo aver disegnato i punti, ho messo questo geom smooth che sostanzialmente ha disegnato questa eh, linea blu e eh, quello che è attorno è un intervallo di, di confidenza, al 95% che mi dice dove ragionevolmente, nel eh, 95% dei casi, cascano i dati. E questo, ovviamente, è fatto con. Delle, delle distribuzioni statistiche, quindi è chiaramente approssimativo. Questo può essere utile per andare a vedere l'andamento di una serie di punti che altrimenti eh, sarebbe difficile da seguire. Ovviamente questo è fatto con una tecnica: come dicevo, i minimi quadrati. Ehm, molto spesso si utilizzano altre tecniche, ad esempio, la media mobile, che, però, ci dà un valore decisamente diverso, nel senso che eh, approssima un po' di meno. Uh, e quindi segue di più l'andamento dei punti nel tempo possiamo scegliere un'alternativa piuttosto che l'altra ma uh, ovviamente dipende da che cosa vogliamo fare uh, in ogni caso specifico qualche parola su um, le scale principali abbiamo parlato di scale di posizione che quindi sono um, definite dalle funzioni scale x, y, qualcosa la, la scala eh, diciamo, per i valori numerici è scale xy continuous con eh, le varianti scale xy log10, sqrt o reverse che sostanzialmente usano una scala logaritmica una scala eh, eh, con la radice oppure una scala inversa quindi scambiando eh, quindi vanno da, eh, da destra a sinistra invece che da sinistra a destra eh, abbiamo poi le scale discrete, che vengono mappate sui fattori oppure sulle, sulle stringhe, e poi abbiamo la scala di tipo data, con le varianti che sono dateTime e time per gli istanti temporali, che vanno oltre la, la semplice data. Eh, queste, eh, queste funzioni di scala eh, hanno alcuni eh, parametri diciamo, comuni, uno è name, che è l'etichetta della, della scala. Eh, un altro è break, eh, che sostanzialmente va a indicare dove devono essere, essere le, le, le tacche eh, all'interno della scala posizionale. C'è anche una, una variante che si chiama um, minor breaks, che va a definire eh, le tacche eh, secondarie, quelle eh, a cui non corrisponde un'etichetta, ma a cui normalmente corrisponde una riga della griglia all'interno del grafico e poi eh, per le scale di tipo data esiste un date breaks in cui io posso andare a specificare una stringa che mi dice eh, quanto sono distanziati eh, le tacche all'interno del mio grafico per cui posso mettere due giorni un mese tre mesi eccetera eh, scritto proprio two days one week two weeks eccetera c'è poi una, un parametro che si chiama labels che eh, definisce quali sono le etichette che vengono utilizzate eh, sotto la scala, quindi in corrispondenza ovviamente dei, 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 delle tacche dei, dei break. Eh, posso specificare un, un vettore con delle, delle etichette che vengono utilizzate, eh, ovviamente questo non è il massimo perché dipende da, dai breaks, quindi potrei specificare una serie di breaks e eh, corrispondenti etichette. Eh, se però lascio calcolare i breaks automaticamente alla alla scala, allora eh, conviene utilizzare invece di un vettore con delle etichette fisse eh, una funzione che a partire dai valori dei break va a costruire le etichette. Per cui all'interno del package scale ci sono una serie di funzioni label underscore eh, che permettono di andare a calcolare le etichette, eh, ad esempio eh, Label percent mi dà una etichetta che corrisponde alla percentuale, quindi prende il valore, lo moltiplica per 10%, aggiunge il simbolo percentuale in fondo. Per questo però conviene guardare poi la documentazione di queste funzioni perché sono più dettagliate di quello che posso andare a raccontarvi io durante questa lezione. Altri parametri che io posso avere delle, nelle scale di posizione abbiamo limits che definisce ovviamente i limiti per una scala, quindi minimo e massimo per una scala continua, oppure se ho una scala discreta mi va a elencare eh, i valori che voglio utilizzare e, e nell'ordine in cui li voglio mettere. Eh, oppure posso avere eh, expand che eh, è un parametro che mi permette di andare a dire eh, quanto spazio aggiungere agli estremi della mia scala. Questo è utile se io voglio non so, avere spazio in più attorno al mio grafico, se ho delle etichette che sono molto lunghe, quindi voglio che stiano tutte nel grafico um, per andare a definire come fare eh, l'espansione. Utilizzo una funzione che si chiama expansion, che ha due parametri: eh, uno eh, mult e l'altro add, che eh, mi permettono di andare a definire una, eh, di, quanto di quanto espandere la scala eh, il primo parametro in termini moltiplicativi, quindi. Se ho una scala che è lunga 100, lì posso andare a dire 0.05, quindi aggiungo un 5%. Oppure add, quindi do un valore assoluto di quanto spazio voglio aggiungere ehm, agli estremi della mia scala. Eh, per entrambi questi parametri io posso andare a passare un unico valore e quindi quel valore funziona sia per l'estremo destro-sinistro per la scala orizzontale o alto-basso per la scala verticale. Ehm, oppure posso specificare due valori che sono quindi i due estremi, ad esempio il sinistro e il destro, che ovviamente potrebbero essere diversi, quindi potrei voler aggiungere più spazio a destra che a sinistra o viceversa. Altra scala che utilizziamo molto è quella di colore. Ci sono due tipologie di colori: quindi il colore diciamo, delle linee e il colore di riempimento che sono identificati dalle estetiche che si chiamano color e fill, posso per entrambe queste scale utilizzare una versione manual. Eh, a cui vado ad assegnare una serie di eh, colori, questo nel caso abbia una, una scala, una, una serie di valori eh, discreti, eh, oppure posso utilizzare la variante scale, color, gradient, ad esempio, eh, a cui passo due eh, valori, due colori che sono gli estremi di un gradiente, eh, per i valori che vanno dal basso all'alto. Um, ci sono altri, uh, una serie di altre funzioni, ad esempio Scale Color o Scale Fill Brewer e Scale Color o Fill Veridis um, che permettono di andare a uh, scegliere i colori non direttamente ma andandoli a prendere da, una, da delle palette predefinite che uh, sono state studiate in modo da essere uh, percettivamente uh, facili da distinguere e soprattutto che siano facilmente percepibili anche da chi ha problemi di cecità al colore e che permettano di visualizzare i grafici in maniera distinta, quindi distinguendo i colori, anche se io li stampo nella variante bianco e nero. Skill Color Brewer prende tanti parametri, tra cui uno che si chiama Type che mi permette di andare a specificare se io voglio una palette di colori sequenziale. Divergente ehm, oppure qualitativa, quindi sostanzialmente con dei valori discreti che non rappresentino un ordine, eh, e poi una palette ehm, a cui passo una variabile palette a cui passo il nome della, ehm, della specifica palette oppure un numero. Stessa cosa per ehm, insomma, una cosa analoga per il Viridis che ha Uh, tre varianti che terminano con B, C e D, B sta per valori BIND, C per uh, una scala continua e D per una scala discreta. E poi c'è un parametro che si chiama Option uh, che um, sostanzialmente permette di avere um, una lettera oppure un nome, le lettere vanno da A a E e identificano diverse palette uh, che possono essere scelte tra uh, quelle disponibili in questa funzione. Eh, se io vado a specificare i colori eh, per nome ecco qui eh, vediamo una serie di colori eh, un campionario non tutti i colori definiti in, eh, in R ma diciamo quelli principali poi ci sono le varianti magari col numero successivo avete visto che ho utilizzato qualche volta eh, grey 10, 20, 30 quindi quella è la, la luminosità del del grigio eh, e poi ci sono le varianti con light eh, o dark eh, ovviamente non per tutti i colori ma giusto per darvi un'idea che ci sono una serie di eh, colori con il relativo nome che possiamo utilizzare per andare a eh, disegnare i nostri ehm, i nostri grafici se li vogliamo andare a scegliere noi esplicitamente con il nome um. Su Geomline e Geompath ho eh, la possibilità di andare a scegliere anche il tipo di eh, linea. E quindi c'è una estetica che si chiama Line Type eh, che corrisponde a un numero che può variare da 1 a 6. Quindi 1 è la linea continua ed è il default, 2 è tratteggiata, 3 è puntinata, 4 è punto linea eh, più mh, diradato, 5 è a trattini un po' più spessi e 6 è punto linea con i trattini un po' più spessi. Okay? Quindi, posso volendo andare a distinguere eh, sei diversi tipi di linea eh, all'interno del mio diagramma. Altro tipo di, eh, di estetica che posso utilizzare è quella che riguarda eh, shape dei punti, quindi la, la forma dei punti che voglio andare a, a rappresentare. Eh, tenete presente che come per i tipi di linee eh, che sono soltanto sei, anche per... Ehm, forme dei, dei punti, normalmente io non posso mappare più di sei diversi livelli, eh, ovviamente devo avere una variabile discreta tipo un fattore o un carattere, eh, se ho più di sei livelli mi viene generato un warning e sostanzialmente vengono mappati soltanto sei livelli, perché come abbiamo visto eh, sei è proprio il numero massimo di eh, livelli eh, diversi che io posso andare a distinguere. Eh, se è veramente il limite superiore. Per cui oltre quel limite eh, gplot non fa il mapping e quindi ci impedisce di andare a fare un mapping di più di 6 livelli. Eh, posso ovviamente scegliere il tipo di, di carattere eh, se, se lo voglio, eh, per cui abbiamo qui eh, i caratteri che sono numerati da 0 a, a 25, eh, per cui da 0 a 14 sono dei valori eh, che vedete semplicemente con il bordo, quindi una, una linea, eh, da 15 a 20 sono diciamo, delle, delle forme piene e invece da 21 a 25 sono eh, delle forme piene ma che hanno la possibilità di specificare eh, un colore del bordo, quindi con l'estetica color e un colore di riempimento con l'estetica fill. Quindi posso andare a eh, distinguere in base al colore oltre che alla forma. Con questo abbiamo sostanzialmente fatto una, una piccola panoramica su eh, ulteriori caratteristiche eh, che possiamo utilizzare in GGplot per andare a personalizzare i nostri grafici. Quindi abbiamo visto come è possibile andare a specificare e mappare le estetiche non soltanto a livello di eh, grafico generale ma anche a livello di eh, singolo layer. Eh, stessa cosa per i dati che possono essere utilizzati eh, dati diversi all'interno di layer diversi. Abbiamo visto alcuni eh, esempi di eh, layer geometrici, eh, quelli sostanzialmente un po' più mh, frequenti, e eh, alcune scale che noi possiamo utilizzare per andare a personalizzare eh, ulteriormente il nostro, eh, il nostro grafico.